Ministro, cosa risponde a chi dice che questo DEF è un po' light, un po' slick? No, no, Giancarlo Giorgetti ha fatto un ottimo lavoro. Le opposizioni dicono che non, potrebbe non esserci spazio, risorse per il rinnovo del taglio del cuneo fiscale. Alle opposizioni non va mai bene niente, io sono contento di quello che abbiamo fatto in questo neanche anno e mezzo e di quello che faremo, i dati sono estremamente positivi. Ma avete, cioè, sapete già dove, da dove verranno i soldi per la... C'è un ministro dell'economia, parlatene con lui. Sul salva casa dicono che ci sono perplessità sia nell'opposizione che nella sua stessa maggioranza. No. In maggioranza non mi risulta, anche perché il testo non è ancora definito e definitivo. Lo stiamo costruendo e ripeto, io penso che 99 italiani su 100 che vivono sul pianeta Terra sappiano di cosa stiamo parlando, di tutto quello che c'è all'interno delle abitazioni. Quindi se uno da anni gira uffici comunali aspettando documenti per 20 centimetri di finestra, per l'antibagno, per il soppalco, per la cameretta in più per il bambino e per quello che c'è all'interno della sua abitazione che gli impedisce di vendere, di affittare, di comprare, di rogitare, è un disservizio. Quindi noi vogliamo semplificare e vogliamo rimettere sul mercato migliaia di immobili che abbasseranno i costi degli affitti e i costi delle vendite. Tutto qua. Tutto quello che è esterno è un altro paio di maniche. Tutto quello che è interno alle abitazioni, che sta intasando gli uffici comunali, per quello che ci riguarda va regolarizzato dietro pagamento ovviamente di quello che il cittadino dovrà pagare. A chi lo chiama condono come risponde? Ma chiamatelo come volete, a me interessa restituire a migliaia di italiani la disponibilità del loro immobile che magari per lavori fatti dal nonno o dal papà 30 anni fa non può essere messo sul mercato. Più o meno quando potrà arrivare in CDM? Ci stiamo lavorando, conto di ascoltare tutti i ministeri coinvolti e tutte le associazioni e le organizzazioni con cui ci stiamo lavorando entro fine aprile, metà maggio, entro un mesetto. Entro un mesetto. Entro un mesetto. Okay. Ministro, a Bari ci sarebbe di proporre il vostro candidato al resto della coalizione? Dove? A Bari. Dentro ai pugliesi. Ben trovati.